Pasqua è pronta. Mangiare questa Pasqua con voi, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è il patto nella nuova alleanza che viene versato per voi. Lavi i piedi a me. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma non lo capirai tu. No, non mi laverai mai i piedi. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Ed è tutto mondo. E voi siete monzi, ma non tutti.
sapete ciò che vi ho fatto. Voi mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi, gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, uno di voi mi tradirà. Dimmi, chi è costui a cui si riferisce? Signore, chi è? È colui con il quale intingerò un boccone e glielo darò. Giuda, quello che devi fare, fallo al più presto. Cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi, dove io vado, voi non potete venire. Signore, dove vado? Dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai voi. Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Darai la tua vita per me? Ma certo. In verità, ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sangue, vi è forse mancato qualcosa? No, nulla. Ma ora chi ha una borsa la prende, e così una bisaccia. Chi ha una spada, vende il mantello e ne compri uno. Perché vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra i malfattori. Infatti, tutto ciò che mi riguarda volge al suo termine. Signore, ecco qui due spade. Basta, non sia turbato il vostro cuore. E non abbia timore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscerete la vita. Signore, non sappiamo dove vai. Come facciamo a conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sia nel Padre e il Padre in me? Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Signore, non è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo. Ti mi ama. Osserva la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Ancora un poco e non mi vedete, e un po' ancora e mi vedete. Che cos'è questo che ci dice ancora un poco e non mi vedrete, e ancora un po' e mi vedrete, e questo è un ramaro al mare? Che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo, non comprendiamo quello che vuol dire. Andate indagando tra voi, perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete. In verità, vedi, voi piangerete e vi riattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Adesso parli bene senza parole. Adesso conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che nessuno ti interrompa. Ora conosciamo che sei venuto da Dio. Adesso credete. Allora, anzi, è già venuto, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono, non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Alzate, andiamo via di qui. Thank you.
sei riuscito a vegliare l'ora sola. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Questo calice! Però non sia fatta la mia, ma la tua volontà! Tradisci il figlio dell'uomo. Chi cercate? C'è Gesù il Nazareno. Vi ho detto che sono io. E se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vanno. Andiamo. Non vedete!
Gesù il Nazareno. Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù, con lui. No, non lo conosco. No, non lo conosco. Abbiamo fatto come ci avete chiesto, l'abbiamo condotto in Nazareno. Gesù il Nazareno. Parlaci della tua dottrina. Sì, è lui. A morte, è lui. A morte. A morte. Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Ma te li spogliate a tutti i giudici! Se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Non fai male! Adesso ascolteremo coloro che hanno udito le tue parole. Qualcuno ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni! Ha detto di essere il figlio di Dio! Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Uccidiamo! A morte! A morte! A morte! Ti scongiuro! Per il mio vivente! Sì! Sei tu il Cristo! Il figlio di Dio! Tu lo dici, anzi, io vi dico, d'ora innanzi si vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo. Ho bestemmiato! Allora lo conduciamo a Pilato. Sì. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato! Sì!
Lo abbiamo fatto, ma noi non è consentito mettere a morte nessuno. Sì! Tu sei il re dei dei. Dici questo a me? No, te lo avevo detto il mio capo. La tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno condotto a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori non avrebbero mai permesso che fossi consigliato. Ma il mio regno non è di qua giù. Tu sei un re. Per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità, ascolta la mia voce. Ho interrogato quest'uomo e non trovo in lui nessuna... No! Nessuna cosa! Non vedi di quante cose, di quante cose ti accuso? Merita la morte! Non ho nessuna colpa in questo. Costui è un giudeo, lo giudicherò! Non io! Allora lo condurremo in Europa! Ci pensa lui. Pilato!
Ho esaminato quest'uomo davanti a voi e non ho trovato in lui nessuna cosa. No! Costui non ha fatto niente che meriti la morte. Dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. No! Dietro a voi l'usanza che io mi liberi un prigioniero per la Pasqua. Portatemi quell'assassino, Barabba. Vogliamo Barabba! Barabba libero! Dunque, chi dei due volete che vi liberi? Barabba! E che ne farò dunque di Gesù? E che cosa hanno ricadono su di noi e sui nostri figli? Sì, sì, sì. Rivestite il re! Aspetta,
della croce! La corona! La corona! La corona per il re! La corona per il re! Sire! Questa è la tua figlia! Ecco la tua croce! Signore! Portiamolo all'altare! Forza re! In cammino per il trono! E cosa credi che non servirà a nulla? Nessuno! Nessuno! A morte! A morte! Togliete quella donna! Lasciala! E la dai! Crocifiggiamolo! Togliete questa donna! A morte! Prendi in braccio il tuo uomo, Rosire! Signore!
Fateli allontanare, per favore. Che siano allontanati. Tu che distruggi il tempio di Dio e lo ricostruisci in tre giorni. Salva te stesso! Sei tu, il figlio di Dio, scendi! Scendi dalla croce! Salere! A salvare gli altri! E perché non salva se stesso? Ha confidato in Dio! Lo aiuti lui! Ora! Se gli vuol bene! Di essere il figlio di Dio. È ridicolo! Il figlio di Dio. E sei dannato alla stessa pena! Noi riceviamo il giusto per quello che facciamo! Egli non ha fatto nulla di male! Nulla! Gesù! Ricordati di me! Quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Yeah!
che la madre possa rivederlo.